Buona serata a tutti. Vorrei Buonasera. raccontare a partire dall'esperienza di una parrocchia concreta, quella di San Fulgenzio, qualcosa che sta avvenendo nella chiesa e nella città di Roma. Il mio racconto vuole essere uno stimolo a riconoscere segni di speranza nella realtà in cui viviamo. In questo tempo così particolare, per certi versi anche faticoso, abbiamo ricevuto dei doni. A me sembra di vederne tre e vorrei, intanto ve li presento i tre doni. Il primo è alla volontà di rimanere solidali si sono aggiunte tenacia e fantasia. Il secondo è che è cresciuta la rete delle relazioni e la collaborazione. E la terza è che una visione migliore di solidarietà sta mettendo radici. E allora provo a dire qualche cosa di questi tre doni. Dopo un primo disorientamento vissuto con la chiusura sanitaria di marzo, molte persone hanno scelto di non permettere che il rischio di ammalarci paralizzasse le relazioni e la solidarietà. C'erano persone che continuavano a faticare per vivere dignitosamente e non volevamo lasciarle sole. A quelle poi, con il passare dei mesi, se ne aggiungevano altre che conoscevano difficoltà nuove. Con la prudenza necessaria bisognava continuare a stare vicini gli uni agli altri. Bisognava inventare forme adatte al momento per restare solidali. Abbiamo valorizzato il telefono, abbiamo imparato ad incontrarci e a dialogare per mezzo di un computer, come stiamo facendo in questo momento. Abbiamo immaginato modi nuovi per continuare a fare ciò che ci stava a cuore. Sono ammirato della tenacia con cui molte persone attorno a me si fanno carico delle sofferenze con cui vengono a contatto e trovano il modo di farsi compagni del cammino. Ecco. Il dono mi sembra di questo tempo proprio che le difficoltà crescenti abbiano fatto crescere anche in qualche modo questo desiderio di vicinanza, di solidarietà, con fantasia e con tenacia. Il secondo dono è che è cresciuta la rete delle relazioni e la collaborazione. Le difficoltà sono cresciute e per rispondere è stato necessario guardarsi intorno e rafforzare le alleanze che c'erano e farne nascere di nuove. I gruppi che animano i servizi si sono aperti per chiedere aiuto ad altre persone. Le parrocchie vicine hanno stretto la loro collaborazione. Lo scambio con chi lavora nei servizi della Caritas diocesana si è fatto intenso, con un reciproco incoraggiamento. Tra i referenti Caritas dei diversi quartieri della città è cresciuta rapidamente una rete di mutuo aiuto. Abbiamo imparato a cercare con attenzione anche ciò che lo Stato nelle sue articolazioni territoriali prevede con chi vive con fatica. Ecco, prima diciamo, lavoravamo e vivevamo questi rapporti solidari in ambiti più ristretti. Adesso, paradossalmente, con la difficoltà questi invece ambiti si sono allargati, si sono intrecciati, si sostengono gli uni con gli altri. Questo mi sembra proprio il dono più grande di questo tempo. E poi il terzo, che una visione migliore di solidarietà, sta mettendo radici, e che in questo tempo ha avuto come un'accelerazione, un processo che in realtà non comincia adesso, ma che era già cominciato, ma che in questo momento per la situazione si sta intensificando. E parlo di tre criteri, penso che voi che mi ascoltate li capiate intuitivamente, non ci sia molto bisogno di spiegarli. Il primo, non offrire come un dono ciò che è dovuto per giustizia. Ecco, prima è stato accennato a questo criterio, ecco, questa carità politica che è fatta dalla parte degli amministratori
della cosa pubblica, ma è fatta anche dalla parte dei cittadini e delle organizzazioni sociali. Il secondo è guardare tutte le persone come portatrici di una ricchezza e costruire relazioni in cui ciascuna possa dare e ricevere insieme. Ecco, Leonardo Becchietti parlava di generatività. Ecco, mi sembra che quello che capisco è proprio questa possibilità che nessuno sia nella posizione solo di ricevere e nessuno nella posizione solo di dare, ma che ci sia una relazione di sostegno reciproco, in cui intenzionalmente si cerca ciò che ciascuno può dare. Nessuno è così povero da non poter dare nulla, nessuno è così ricco da non poter ricevere nulla. Il terzo criterio è progettare ogni gesto solidale come un passo verso una condizione di maggiore umanità. Ecco, non un'esperienza che nel tempo lascia le persone nella stessa difficoltà, ma un'esperienza che mette un passo e successivamente un altro verso una condizione migliore di vita per tutti. Ecco, dicevo, non sono cose nuove, ma sono cose che in questo periodo nel nostro lavoro comune sono cresciute, hanno messo radice nella consapevolezza comune. Due cose ancora generali e poi vorrei raccontare brevemente tre esperienze. Allora, la prima di queste due è che insieme alle difficoltà crescono anche i germogli di umanità. E credo che, prima lo diceva il Cardinal Tegle, noi assecondiamo qualche cosa che non produciamo noi. La speranza in realtà sta germogliando, si tratta di coglierla. E quindi accogliamo questi semi, questi germogli di umanità e favoriamo lo sviluppo, anche quando sono fuori dai nostri schemi, anche quando arrivano da una parte dove non ce l'aspettavamo. E l'ultima cosa è che a volte la maturazione passa anche attraverso una situazione di stallo, di fallimento, di incapacità. Ci troviamo di fronte a delle situazioni che non sappiamo affrontare, ma se rimaniamo vicini alle persone, se non liquidiamo il rapporto solo perché non abbiamo una soluzione pronta, ma camminiamo insieme potremo trovare qualche cosa che oggi non vediamo ancora. Ecco, anche lo stallo, il fallimento, la frustrazione fanno parte di questo processo e vanno in qualche modo accolti. Allora, vedo il tempo che scorre rapidamente. Allora, vorrei raccontare un'esperienza che nasce qui, diciamo, in questa comunità e poi altre due che abbiamo vissuto in collaborazione con le altre realtà vicine a noi. Allora, la prima la definirei così: è cresciuta la rete di relazioni. Scusate. Da una raccolta di denaro ad una relazione familiare. Questa esperienza nasce quando delle persone, tre ragazzi, tre giovani che stavano in un processo di autonomia, per la chiusura perdono i tirocini di lavoro, perdono quell'occasione di essere autonomi. Allora arriva a noi attraverso la rete Caritas la segnalazione di questi tre giovani e parte una sottoscrizione volontaria a piccole quote per offrire loro un reddito di emergenza. E fin qui, diciamo, poteva essere una cosa in qualche modo comune, ma su questo si è innestato qualche cosa di più che andava nella direzione della relazione. E allora i donatori non sono rimasti nell'anonimato, ma in qualche modo sono entrati in rapporto con
la tutor della Caritas che ci presentava questi tre giovani. In un tempo successivo ancora non ci si poteva incontrare attraverso Zoom, ci siamo incontrati con ciascuno di questi tre che hanno raccontato di sé, noi abbiamo raccontato un po' di noi, è nato un primo contatto che poi si è sviluppato nel momento in cui è diventato possibile incontrarci. E ci sono stati questi primi incontri che hanno reso possibile poi un passo successivo, cioè all'interno di un progetto di Caritas Italiana diventava necessario che per l'integrazione che veniva favorita ci fossero delle famiglie tutor. E allora da questi primi incontri è nata poi questa possibilità che tre famiglie di questa comunità parrocchiale hanno in qualche modo stretto una relazione con ciascuno di questi tre giovani, e poi attorno a questo sono nate ancora altre esperienze di questo, diciamo, di questo gemellaggio tra persone e famiglie. E ne è nato anche un'accoglienza all'interno di una famiglia, e anche due donne, diciamo, hanno preso coraggio nel farsi insieme tutor di una giovane donna. Allora, ecco, ciò che cominciava come una raccolta di denaro per offrire un reddito di emergenza è diventato per alcuni giovani che hanno la famiglia lontano o hanno perso la famiglia, è diventato un'esperienza di famiglia che ha arricchito e sta arricchendo sia i giovani sia le famiglie che si sono messe maggiormente in gioco. Una seconda esperienza è legata alla necessità di cibo. L'esperienza è stata vissuta non dalla nostra parrocchia solamente, ma dalle parrocchie delle tre prefetture del 14° municipio della città. Con la chiusura sociale di marzo, tra le prime questioni che si è presentata c'è stata quella di continuare a sostenere le famiglie che avevano accesso all'emporio della solidarietà di cui si è parlato e prendersi cura di coloro che avevano perso un reddito e non avevano modo di fare la spesa. L'emporio si è trasformato in un magazzino di generi alimentari e di prodotti per l'igiene. Oltre ai volontari che già c'erano, se ne sono aggiunti altri dalle diverse parrocchie. Ogni settimana si preparavano delle confezioni per le famiglie, tante quante le parrocchie ne richiedevano. Dietro a questa distribuzione c'erano tante persone che si occupavano della raccolta dei prodotti necessari, chi organizzava un carrello solidale con il supermercato di zona, chi accoglieva e ridistribuiva nelle parrocchie, chi riceveva doni in denaro dalle persone amiche e andava a fare la spesa all'ingrosso, chi consegnava a casa delle persone che avevano difficoltà a muoversi. Moltissime persone hanno partecipato, offrendo prodotti o denaro, sia nelle nostre parrocchie, sia tra i clienti dei negozi. Le parrocchie che hanno raccolto di più hanno messo a disposizione delle altre quanto non avevano distribuito. La Caritas diocesana realizzava uno scambio simile su scala cittadina, tra i vari magazzini. Ecco, la difficoltà ha fatto emergere una generosità che altrimenti sarebbe rimasta nascosta, e tutto questo si è realizzato nel periodo in cui c'erano molte limitazioni ad uscire di casa. Ecco, mi sembra motivo di speranza, ecco, anche una clausura così forte come quella che abbiamo vissuto in realtà non solo non ha fermato ma ha moltiplicato le opportunità di vicinanza. E poi ancora l'ultima esperienza sull'ascolto. Ecco, non potevamo fermarci ad offrire la spesa. Come aiutare le persone e le famiglie a venire fuori da questo periodo? Stimolati dalla Caritas diocesana, che ha organizzato diversi corsi su piattaforma, in tutte le parrocchie ci sono state persone che si sono rese disponibili per formarsi. Si trattava anzitutto di capire cosa lo Stato, la Regione, il Comune prevedono per chi è in difficoltà a causa della pandemia. Si partiva dai diritti di cittadinanza,
aiutare a richiedere ciò che era previsto dalle istituzioni. E per chi non ha possibilità di ottenere questi aiuti, si imparava a fare dei progetti insieme, ad immaginare come utilizzare un po' di denaro dei diversi fondi per fare dei passi, per riacquistare autonomia e fiducia in se stessi. Sono nati, anche nella nostra prefettura, due presidi territoriali di ascolto con volontari e volontarie delle diverse parrocchie che lavorano insieme. Siamo ai primi passi, ma il clima di collaborazione è incoraggiante, un clima di collaborazione che finora aveva stentato a partire tra le parrocchie. Spesso la comunità parrocchiale è diventata una risorsa per portare avanti un progetto. Un reddito di cittadinanza è bloccato da una separazione non ratificata legalmente e non si riesce a definirla. Un'avvocata con la tenacia aiuta a superare l'ostacolo dopo mesi di lavoro. Un altro esempio, la famiglia ospite della parrocchia è pronta per lasciare la situazione protetta in cui è vissuta per un anno, se trovasse casa con un canone di affitto accessibile. Un appello alla mensa permette di trovare una famiglia disposta ad offrire una casa che fa al caso a condizioni favorevoli. Ecco, quello che queste storie vorrebbero un po' raccontare è che ci sono molte risorse che sono latenti e se si riesce a trovare delle strade possibili, queste risorse latenti non tardano a venire fuori e la speranza è completamente alla nostra, ciao, Riccio, dimmi. Alla nostra portata. Ecco, qualche microfono aperto. Io ho finito.